Siamo ormai a poche ore dalla chiusura dei battenti per l'Expo, la 39esima edizione, un primo bilancio a caldo, com'è andata? Siamo molto contenti, la 39esima edizione che sta volgendo al termine, ancora le ultime battute, ha registrato un cospicuo numero di visitatori, abbiamo un po', ovviamente non abbiamo ancora tutti i numeri, non abbiamo ancora tutti i riferimenti, però il sito web abbiamo avuto circa 1000 visite al giorno nei giorni di apertura, e i giorni precedenti comunque erano almeno 500-600, quindi una riuscita sia diciamo in presenza sia sul web. Questo per noi è stato un motivo di orgoglio e spero che piano piano questo sia il primo passo e la pietra miliare per riniziare un progetto futuro che avrà gambe più consistenti, speriamo. Magari avere anche più tempo per prendere la rincorsa. Più tempo per prendere, bravissimo, grazie di questo assist. Sì, sicuramente, perché questa edizione è stata particolarmente complicata da questo punto di vista, anche se l'ho già detto 1000 volte, la squadra con la quale abbiamo lavorato, città metropolitana, regione, i sindaci, la sindaco che voglio citare sempre di San Colombano perché ci ha aiutato tantissimo, è stata veramente un bel lavorare, ma di corsa, molto troppo velocemente, e speriamo che piano piano riusciremo ad avere un periodo di organizzazione più ampio per poter fare ancora meglio. C'è già qualche idea per il prossimo anno, se sarete voi a condurre in porto la 40esima edizione? Se saremo noi, speriamo, noi ce lo auguriamo perché ci è piaciuto moltissimo. Idee ce ne sono veramente molte, quest'anno è stato l'anno zero, la prossima edizione saranno scoppiettanti. Se ne è parlato anche durante la cerimonia di inaugurazione, la 40esima edizione sarà un'edizione col botto, lo stesso Bucci l'ha detto. Lo stesso Bucci l'ha detto, e sì, dobbiamo già lavorare per la 40esima edizione, deve essere un'edizione speciale, un'edizione che coinvolga molti più esercenti, diciamo molte più imprese, molte più artigiani,